Dove sono tutti? Danforth, accendi la torcia elettrica. Era il 20 ottobre del 1930 e la spedizione della Miskatonic University era partita da Arkham con l'obiettivo di studiare la geologia del continente antartico. Mi chiamo William Dyer, il geologo a capo della spedizione. Avevamo molte cose da scoprire in quel posto remoto. Ma il professor Lake aveva avuto un'intuizione. La spedizione doveva cambiare rotta verso un posto che secondo lui avrebbe potuto dare scoperte sensazionali. Io non ero d'accordo, ma alla fine decisi comunque di dividere i gruppi. Lake partì con alcuni dei nostri uomini. Rimanemmo in contatto, tenendoci aggiornati sulle nuove scoperte. Ad Arkham tutti i giornali parlavano della spedizione e noi stessi lasciavamo informazioni su ogni operazione. Ma quando iniziamo ad avere a che fare con certe cose, la nostra censura fu totale. Fu una grande emozione quando ricevemmo i primi rapporti su ciò che Lake e i suoi uomini avevano scoperto in quelle regioni sconosciute. Uomini di Lake avevano scoperto 14 fossili di esseri appartenenti a una categoria vivente sconosciuta. Gli esemplari furono portati al campo e Lake si diede molto da fare per studiarli. Dissezionò uno degli esemplari più danneggiati e si stupì di come quell'essere stesse velocemente riprendendo consistenza grazie al calore della tenda. In passato, Lake, come me e Danforth, aveva studiato il terribile Necronomicon e aveva letto delle fantastiche creature che, venute dalle stelle in tempi primevi, avevano creato per i loro interessi la vita sulla Terra. Così,
aiutandosi con la fantasia e il folklore, battezzò quegli esseri con il nome di esseri antichi, proprio come menzionava il tenebroso Necronomicon. Ma i cani odiavano quegli esseri, e un particolare senso di inquietudine si stava insinuando tra gli uomini di Lake. Ehi, sta buono, quelle cose sono morte. Gli ultimi messaggi di Lake parlavano di una bufera che stava nascendo e dei cani che continuavano ad abbaiare come matti. Furono le ultime cose che riuscimmo a sapere. Quella notte perdemmo ogni contatto e le nostre preoccupazioni si fecero insopportabili. E ora siamo qui per cercare di scoprire cosa è potuto succedere ai nostri colleghi e amici. Povero Lake, chi è stato a combinare tale orrore? Professor Dyer, qui sono tutti morti, non ci sono sopravvissuti. Cosa dobbiamo fare a questo punto? Non sappiamo ancora cosa diavolo è successo qui. Tutto ciò è assurdo. Andiamo fuori. Amici miei, quello che è successo fra queste gelide lande è orrendo e pauroso. Il povero professor Lake e i suoi compagni sono stati assassinati. Il responsabile di questo terribile atto è per noi sconosciuto e non possiamo fare altro che procedere con cautela e fare di tutto per scoprirlo. Queste montagne sono assolutamente stupefacenti. Il povero Lake ha fatto delle incredibili scoperte in questo posto. Sono del parere che sia meglio fare un'ultima spedizione, oltre quelle montagne, prima di tornare indietro e concludere questa terribile avventura. Danforth? Eh? Ho bisogno del tuo aiuto come pilota. Te la senti di venire? Sì, certo. Bene, allora vai all'aereo e prepara tutto. È meglio partire subito.
Dyer, cerca di atterrare su quella piattaforma. Fu così che decidemmo di esplorare a fondo quella sconosciuta città d'incubo. Oh mio Dio, sono venuti dallo spazio. Quando la Terra era giovane e deserta, gli esseri antichi vennero da mondi sconosciuti per colonizzarla. Usando la loro superiore tecnologia, crearono le prime cellule viventi e permisero loro di evolversi. Crearono delle masse protoplasmatiche in grado di modellare i loro tessuti in ogni tipo di organo sotto l'influenza ipnotica dei loro padroni. Essi servirono di questi schiavi ideali per costruire le loro enormi città. Quelle masse mucillaginose dovevano essere senza dubbio terribili Shoggoth, accennati appena dal folle arabo Abdul al-Azred nel suo spaventoso Necronomicon. Gli esseri antichi si riproducevano per via sessuata tramite spore. Erano una civiltà di scienziati e la loro società era regolata da un socialismo completo. E fu così che gli esseri antichi diventarono i padroni del nostro pianeta. Ma la loro posizione di dominatori non durò molto.
un'altra razza, una razza di creature extradimensionali dalla forma di piovra e probabilmente corrispondente alla mitologica progenie preumana di Cthulhu, cominciò a filtrare dall'infinità cosmica. Immortali, inconcepibilmente violenti, il solo desiderio di uccidere e distruggere, la stirpe di Cthulhu costruì una ciclopica città di pietra e si preparò a un futuro di violenta estasi sanguinaria. Quando gli antichi capirono che la razza di Cthulhu non poteva essere confrontata convenzionalmente, decisero di ricorrere a un estremo rimedio. Gli antichi conoscevano e veneravano gli altri dei, i blasfemi esseri che si contorcono ogni attimo nelle dimensioni a noi irraggiungibili e parallele. E nonostante li temessero, ricorsero al loro potere per fermare la furia irrefrenabile di Cthulhu. La razza di Cthulhu fu così imprigionata negli oceani, fino al momento in cui le stelle torneranno nella giusta posizione. Dopo la sconfitta di Cthulhu, gli antichi ritrovarono un momento di pace, ma non durò a lungo. Gli Shoggoth, che si erano dimostrati fedeli servi, iniziarono a mostrare intelligenza. In poco tempo si scatenò una spaventosa ribellione che colpì alla sprovvista il popolo degli antichi. Furono necessarie potenti armi atomiche per soggiogare di nuovo gli Shoggoth ribelli.
ma non fu neanche questo l'evento che mise fine alla grande civiltà degli antichi. Una grande glaciazione era all'orizzonte e gli antichi, dopo tutto esseri immateriali, non poterono resistere alla più grande glaciazione mai verificata sul nostro pianeta. E fu così che la grande civiltà degli antichi incontrò la sua fine. Incredibile. Dai, cos'è stato? Non lo so. Andiamo a vedere. Dopotutto, si erano comportati da uomini, ibernati per milioni di anni, risvegliati in un mondo totalmente diverso da come lo ricordavano, accolti da strane creature mai viste prima, trasformati in stupefacenti oggetti di studio. I pochi superstiti si difesero come meglio potevano, fecero ritorno alla loro vecchia città in cerca dei loro fratelli, e come noi, scoprirono la tragica fine della loro razza. Scoprirono di essere gli ultimi. Ma cos'è stato allora che ha posto fine anche alla loro vita? C'è ancora qualcosa di vivo in questa città di incubo? Danforth, scappiamo! Fu quello l'ultimo terribile evento che vivemmo tra quelle montagne della follia.
Chiaramente il mondo non era pronto per quelle rivelazioni. Non dicemmo nulla su quanto accadde in quei giorni. Riuscii a superare gran parte dello shock in poco tempo. Lo stesso non è stato per il povero Danforth. Adesso lo tengo dal manicomio di Arkham e chissà per quanto tempo ci rimarrà. Mi rendo conto ora di tante cose che avevo sempre ignorato. I giornali parlano di tante cose, di uno strano meteorite caduto nella periferia di Arkham. E di bizzarri avvistamenti nelle foreste del Vermont. Per non parlare poi della strana malattia che colpisce gli abitanti della vecchia Innsmouth. E c'è un uomo giù in strada che professa orrendi cataclismi. Viviamo in un universo di caos e non c'è posto per l'umanità, come non c'è stato posto per gli esseri antichi. Sento che sta per accadere qualcosa. Non ho niente da perdere. Starò a vedere. Le stelle sono nella giusta posizione. Le bestie torneranno dagli abissi. I giorni degli uomini sono giunti al termine.